evidentemente dalle telefonate che abbiamo ricevuto, insomma, Mario Monti non ha moltissima, non riscuote molte approvazioni ai nostri ascoltatori. Pronto? Sì, buongiorno Morelli. Buongiorno, prego. Buongiorno. Renato, senta, ma lei crede ancora alla democrazia? No, perché qui siamo in presenza di un altro colpo di Stato. Cioè, un personaggio, a parte il fatto che il senatore a vita è una figura che non ha ragione di esistere, è stato nominato dalla buona anima di Napolitano, prima in precedenza senatore a vita, e poi è stato messo lì, guarda caso. Secondo lei che cosa toccheranno, Renato? Saranno i primi passi del governo Monti? Beh, adesso ci danno da dire che non toccheranno i poveri, sono tutte palle, sicuramente daranno una bella farassata alle aziende del nord che lavorano, che pagano di nuovo, no? Perché quello è il loro ricetto, non toccheranno minimamente i privilegi di certa gente, di sicuro, di quelli potenti, e poi l'altro tentativo che sta riuscendo è quello di smantellare il progetto federalista. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, da Treviso. Per carità ragazzi, usciamo dall'euro, la lira. C'è un inglese stamattina che ci ha consigliato, penso che sia un consiglio buono. Ciao. Grazie. Pronto? Pronto, buona Padania. Buona Padania. Ecco, io allora sono contrario a questo governo tecnico, penso che, allora Napolitano è un comunista, cercato di portare l'Italia sotto la Russia, a quanto pare, no? Volevano assoggettare la... Loro sono servi, sono schiavi, non sono capaci di una di un moto di orgoglio, di anche di patriottismo, visto che loro sono i difensori della patria e così via. Loro sono schiavi adesso del capitalismo, dell'America, che ha fatto di Obama e della Merkel e di, ecco, e dei nani, cioè proprio ci hanno ridotti a schiavi di tutto. Ecco, io spero che Bossi e che la Lega, ecco, dica sempre no a questo governo, almeno non saremo corresponsabili di questo sfascio dell'Italia. Io me la vedo veramente brutta. Grazie. Buona Padania, buongiorno. Buona Padania, ma Silvio Berlusconi, la posizione di Silvio Berlusconi e anche di quelli del PD, ricordiamocelo, fino a ieri tutti contro Berlusconi, e da domani, anzi oramai da oggi, dovranno votare molte cose assieme. Non vi pare anche questa una posizione abbastanza difficile da sostenere? Pronto? Guarda, ne sono contentissima che la Lega non sia rimasta. Ciao. Grazie. Pronto? 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 Buongiorno. L'ingiustizia è che adesso ritornerà l'ICI sulla prima abitazione. Hanno tanto brontolato in 3 anni perché è stata tolta. Pensate, da quando è caduto il muro di Berlino lì nell'89, questi D'Alema Veltroni che negli anni 70 andarono nelle strade, nelle piazze a gridare non vogliamo morire democristiani, questi che ne hanno combinate di cotte e di crude insieme con il Cirino, Pomicino, con le bindi. Adesso sono uniti quei vari casini di Caltagirone, quei fini fascistoni, questo ci troviamo, i Napolitano in testa. Grazie, pronto? Pronto? Sono io? Ciao, sono Roberto da Bologna. Volevo dire una cosa, come si fa ad ascoltare della gente che nelle ultime elezioni è stata paurosamente distrutta? Cioè, stanno dando in mano al governo dei redi vivi, della gente che pur di sedersi su una sedia venderebbe sua mamma. È finita. Viva la Padania e speriamo di riuscire a scrollarceli di dosso. Pronto, ciao Giulio, Nicola da Milano. Ciao Nicola. Ma secondo me è partito male dal punto di vista leghista questo premier, perché quando lui, io dico, ma un mega economista, no? Quando lui dice equità, ha dimenticato una parola che Fava fa nel presente, equità territoriale. Ragazzo, economista, quando 3 regioni hanno un avanzo primario di 100 miliardi che continuano a regalare allo Stato centrale, ma tu puoi essere anche unto da signore, ma finché non si mette mano a questa cosa, cioè, per me è uno come un altro, ciao. In questi giorni sono tante le cose che non mi sono quadrate, che non mi tornano. Il coro di pecore esultanti come dei beoti per acclamare l'uscita del signor Berlusconi, della quale sono contento, ma dopodiché cosa succede? La democrazia, ci svegliamo una mattina, è sparita,
è sparita. Io soltanto una cosa capisco, che questa mattina apro il mio laboratorio e devo pagare dei soldi in più per un senatore a vita che nessuno mi ha chiesto, e so soltanto, questo è un dato di fatto, che dai miei F24 che dovrò portare alle banche ci sarà questo costo in più, e questi parlano di sforzo comune. Ma italiani, svegliamoci e iniziamo veramente a fare la diserzione collettiva delle tasse. L'ICI se la paghino loro, non noi. Bene, altra telefonata, sì. 02 66 20 35 29, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Toscainarca, sono la Marina del Lago di Como. Prego Marina. Ho preso l'occasione anche perché era tanto tempo che non la sentivo. Io le voglio fare tanti auguri, ma tanti auguri per tutto il bene che fa. Grazie. Adesso io le dico una cosa sola, guardi che io sono leghista, sarò sempre leghista. A me non interessa quello che stanno facendo, quello che faranno. A me interessa solo che abbiamo aspettato quella che la Lega faceva, e non hanno potuto, non le hanno lasciato fare una seconda volta. Io non ho mai detto la parola secessione, ma glielo dico col cuore, io, per me non c'è più niente da fare, prendiamo la Lombardia e facciamo la secessione. Buona Padania. Bene, intanto grazie anche a lei. Altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buona Padania e secessione al prima possibile. Sergio da Lumezzane. Ha detto cose giustissime, quello prima di me, quello di Sabio Chiese, ha detto cose giustissime. Altra cosa da dire, che adesso siamo in mano a un presidente, un imperatore napoletano, che ha messo lì un suo scagnozzo, tipo sceriffo di Nottingham, per depredare la Padania. Giustamente, ma è il suo metodo, che bisogna difendersi, bisogna fare qualcosa. Cioè, se non è la cosa minima che bisogna fare. E poi, non so, fare scioperi fiscali e andare in piazza. Io proporrei alla Lega una bella manifestazione vicino a Milano, alla Sole 24 Ore o Corriere della Sera, una bella manifestazione, quelli dei poteri forti, bisogna fare così, perché siamo in mano adesso a una banda di criminali. Secondo me Monti fa parte di quel gruppo, assieme a Amato, che è peggio ancora, Amato è peggio ancora. Bisogna fare qualcosa, perché se metteranno l'ICI aumentata, più tasse su tasse, secondo me parla di, come si dice, di migliorare l'economia. Ah no, allora, che economista è, che cazzo di comunista è? Bene, bene, insomma, comunque abbiamo tante cose da dire, e c'è l'altra telefonata ancora e poi la parola a Giampaolo Dozzo. Pronto?